benvenuti in questo nuovissimo video. Scusate gli occhi rossi, ma non è stata una giornata molto molto bella. Questo perché sono molto molto triste. Anche se questa serie di video non sarà triste, perché avete votato incavolata, incazzata. Quindi farò l'incazzata per tutto il video. Questo è stato uno dei mood votati da voi, ma aspettatevi tanti altri mood, ok? Sarà molto difficile parlare per tutto il tempo in questo modo, anche perché urlerò e quando sono incazzata urlo. Quindi prima di iniziare il Mi Preparo con voi, vi ricordo, se non siete iscritti al canale, di iscrivervi, se lo volete fare appunto, e attivare le campanelle, perché così vi arriverà la notifica. Questo vuole essere un video per vivere, un video per ridere. Non cercherò di ridere perché non è giusto, ok? Sono veramente veramente arrabbiata. Allora, mi sono arrivate queste due cose di Mesauda ed è veramente difficile per me parlare in questo modo. Proverò la Quashus City Proof Cream, che questa dicono che sia la crema super idratante anti-inquinamento. Poi c'è la Energy Eyes, che è un gel contorno occhi. Vabbè, applichiamo prima il gel contorno occhi, dai. Scusatemi gli occhi rossi, ma sono molto triste per la perdita di ABC, come volete chiamarlo. Sono molto molto triste, infatti sarebbe stato meglio fare questo video modalità tristezza, perché avevo già gli occhi rossi e avevo già pianto. Però no, ok, voi avete votato incazzata, quindi volete una gloria arrabbiata, ed eccovi la gloria arrabbiata. Applichiamo il gel contorno occhi, non si asciuga, io spero che si asciughi, perché se non si asciuga, raga. Adesso vado ad applicare questa, che è la crema. Non lo so, mettiamola più carta, no? È uscito tutto fuori, mi è andato anche sulla bocca, perfetto, perfetto. Benissimo. Adesso che l'ho applicata, direi di fare le sopracciglia, perché sono la parte più noiosa da fare. Quindi prendo le cose di Mulac. Dove cavolo sono? Quelli che uso io sono di Mulac e sono della tonalità Blondie e Perfect Brown. Quindi vado ad applicarli con un pennellino, con un cavolo di pennellino. Vi sembra normale che ci sia una persona che mi sta guardando dalla finestra? Non ci provare, cane. Ditemi se si può truccarsi in questo modo con le sopracciglia che crescono. Cioè, fanno schifo. Fanno schifo. Cosa cavolo ti guardi? Uso questa qua di Mulac, che è la spugnetta, è veramente molto molto morbida, molto. Mi sono arrivate le nuove cose di Nabla, quindi proverò con voi queste cose qua, che sono la Soul Blooming e Shadow Palette, quindi le andiamo subitissimo a provare perché non so ancora che cosa ci sia al suo interno. Questo è il pack esterno, spero tanto vi piaccia. E questo è uno specchio, e questi sono, aia, questo è il karma. Non ho pennelli puliti, non ho pennelli puliti, sono tutti sporchi. Cercherò di sfumarlo, ok? Però sono molto scriventi, mi gratta l'orecchio. Adesso ho bisogno di un pennello un po' più grande per sfumare tutto, ma non ce l'ho, non ce l'ho. Non ho un pennello da sfumatura pulito. Cosa ci faccio con i pennelli sporchi? Come mi trucco? Gloria, ma lavarli? No, figuriamoci se mi metto a lavare i pennelli, ma va, sei troppo pigra per lavarli. Userò questo pennello di NYX, che è il numero 60, no, 09, scherzavo, non so neanche leggere, e vado a sfumare tutto l'ombretto che abbiamo applicato. È molto scrivente, davvero tanto, tanto scrivente. Sì, che cosa mi raccontate di bello? Cosa avete fatto oggi di bello? Sta facendo un sacco di fallout, tantissimo. Raga, questo trucco mi fa veramente, veramente schifo. In questa palette c'è un ombretto veramente, veramente bello, che si chiama Honey Drip. Ed è un bianco con tipo delle perlescenze. Ma siccome voglio intensificarlo, utilizzerò il Jumbo Eye Pencil di NYX. Quello nella tonalità Milk. Farò questa cosa qua. Mi sporcherò tutta perché non ho voglia di truccarmi e sono arrabbiata. Oh, ragazzi, è bellissimo. Si sta sfracellando. La vicina penserà che sono pazza. Sì, sono pazza! Te, se è normale truccarsi così, senza pennelli, con i pennelli sporchi che mi escono 8 colori in uno. Ragazzi, cosa ne pensate della pace del mondo? Basta. Come mascara uso il Bad Girl Bang di Benefit e lo vado ad applicare sia sopra che sotto. Mi sono sporcata molto bene. Ok, batti il 5 tesoro, ok? Aspetto però ad applicarlo sotto, perché se poi metto il fondotinta e si sporca anche il fondotinta, veramente mi arrabbio. Per prima cosa io direi di applicare le ciglia finte. Come ciglia finte utilizzerò quelle nuove di Mulac, le Freak of Nature, che sono le mie preferite, me le hanno appena mandate, quindi sono molto contenta. Però le devo tagliare, quindi devo prendermi la forbice, prendere le misure, tagliarle. Utilizzo la mia bellissima forbicina di Hello Kitty. Non si staccano. Sì, taglierò la parte iniziale. Anzi no, taglierò la parte finale. Dove cavolo è la colla di Huda Beauty? Dov'è? Dov'è? Cioè, tra l'altro si è rotto anche il tappino della colla, quindi non si chiude, si è stortato e non so cosa cavolo è successo in questa tipo auto implosa. E non riesco neanche più a chiuderlo, quindi devo trovare un metodo per non farla seccare, perché è la colla migliore che abbia mai provato. Vado ad ammorbidire un po' le ciglia perché sono un po' dure. Quindi adesso procedo col truccare il resto del viso e utilizzo i fondi Mulac, perché mi piacciono tantissimo, a differenza di quello che dicono magari tante altre persone. A me piacciono, su di me sono perfetti, ok? Io utilizzo però due colorazioni, che sono la 02 e la 03, ossia Marlene e Norma. Di Marlene, che è la 03, ne utilizzo un po' di più perché ha il sottotono più vicino al mio, mentre della 02, che è un po' più chiara, vado ad illuminare il resto del viso.
Non ho applicato l'olio, solitamente lo applico, però siccome ho applicato la crema, quella nuova di Mesauda, vediamo come si comporta questo fondo. Ah, tra l'altro non ho neanche bagnato la spugnetta, quindi non riuscirei neanche a stenderlo bene. Utilizziamo un pennello. Non ci si dovrebbe truccare da arrabbiati perché non viene bene il make-up, non viene per niente bene, cioè guardate che cavolo mi è uscito. Adesso come contouring sto utilizzando le terre di Nabla che sono Gotham e Cameo, ve le ho tirate su apposta per farvele vedere e utilizzo il duo fibre di NYX, questo qua è lo 08, che secondo me è molto molto buono per sfumare le cose. Ultimamente sto usando la cipria di Mulac che mi piace moltissimo, però oggi non la uso perché non ho voglia. No dai. Ah, tra l'altro abbiamo anche i diesel line... Ne è caduto uno. Tra l'altro abbiamo anche i diesel liner di Nabla, che sono quelli nuovi, quindi sono nella tonalità Mantra, Current Eden, Original Sin, e l'altro si chiama invece Royal Blood. Però non ho un blush, quindi utilizzo di nuovo Nabla e utilizzerò questo qua, che è caduto. Utilizzo Nectarine. Ora applico l'illuminante. L'illuminante che mi state chiedendo tutti quanti è questo qua di MAC, il Double Glam, quindi... segnatevelo perché è molto molto bello e ve lo straconsiglio. Andiamo un po' a vedere questi diesel liner, va? Ce l'abbiamo blu, molto carino. Poi c'è anche questo che mi ricorda quell'altro che hanno fatto. Quest'altro invece Current Eden è molto bello perché sembra tipo un rosso, però da sul blu, sul viola, sul fucsia, insomma. Poi c'è quest'altro invece, si chiama Mantra. Questo qua invece è marrone con le pagliuzzine oro. Io credo che farò dei puntini con Royal Blood e non si vede nei pallini. Io direi che per le labbra possiamo utilizzare questo di Colourpop, che è l'Ultra Satin Lip, è il nuovo che mi hanno mandato insieme a tanti altri. Questo qua appunto è nella tonalità Fluke. Forse un po' troppo. Mi sono uscite stupendamente, però fa i denti giallissimi. Ok ragazzi, il make up è finito. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, mettete un bel pollice in su e condividetelo. Quindi ciao. Bene ragazzi, il make-up è finito, il video è finito, sono tornata alla gloria di sempre. Mi fa molto strano parlare normale adesso perché sembra quasi che stia fingendo essere normale, in realtà no, questa è la vera me. E non, se vi siete spaventati e non avete capito bene perché ho fatto questa cosa, è perché ho fatto un sondaggio in video, tanti video fa, dove vi chiedevo che gloria avrei dovuto recitare, una gloria arrabbiata, una gloria impaurita, una gloria menosa, e l'altro non me lo ricordo più, comunque vabbè. Vi lascio un nuovo sondaggino per rispondere al prossimo Mi Preparo Con Voi che vorreste vedere, quindi quale mood dovrei interpretare. Diciamo che mi sono divertita molto, nonostante il make-up non sia uscito bellissimo, però è veramente difficile truccarsi con questo stile di vita da arrabbiata, però spero abbiate apprezzato l'impegno e vi abbia strappato un sorriso, ma non credo, più che altro penso di avervi fatto un po' arrabbiare. Votate il prossimo Mi Preparo Con Voi, se appunto vi è piaciuto questo video, vi piacerà questa serie di video, vi chiedo di commentare qua sotto il nome da dare a questa serie di video. Il commento che avrà più mi piace sarà appunto il nome dei prossimi video. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Mua! Ciao! È appena caduto il background! Mi è appena caduto il background!